Nel primo tempo si sfidano i Bovari di Capitan Vitillo e i ragazzi dei di Colo Colo. Il parziale è di 0-0. Babà mostra proprio il numero 10 all'incontrario. Si muove Bonanno per cercare di prendere il gioco della squadra. Tomascetti prende questo pallone, si muove Baratto con calma, Bonanno in avanti, anticipato Mascetta, prova ad andare Maddaloni con calma il pallone, ma ancora Bonanno di tacco, la palla che viene spazzata, una serie di mischia, poi Capitan Vitillo allarga il gioco, dovrebbe esserci questo un fallo. Poco, diciamo, indecisa questa scelta. Ricordiamo il ritorno, andata hanno vinto 3-1 i ragazzi dei Colo Colo, quindi per i ragazzi maglia rossa dei Bovari l'impresa era già difficile. Adesso Bonanno soffrirà di un buon calcio di punizione, la posizione è delle più invitanti, chiaramente i Colo Colo devono sfruttare il doppio vantaggio maturato tra andata e ritorno, adesso possono sfruttare al meglio. Va Bonanno a battere questa punizione, la punizione col classico destro, la palla che lambisce il palo, De Vita aveva comunque posizionato bene la barriera, la rimessa che andrà a battere lo stesso portierone dei Bovari, con calma la palla giocata vicino al rosso Fiorillo, attenzione Mascetti ruba questo pallone, Bonanno, palla che lambisce il palo, diagonale di un soffio a lato, Bonanno vicinissimo al gol del vantaggio per i Colo Colo. Poteva davvero poco De Vita, che comunque si era disteso, aveva battezzato un angolo, rilancio un po' rischioso, comunque la palla arriva a Fiorillo, con calma prova ad andare Fiorillo, servendo un compagno che quest'oggi sostituisce Bomber Di Maio, che avrebbe dovuto prendere parte di questa sfida, ma gioca in contemporanea con i Realmente Scarsi, momentaneamente fuori dal campo Gargiulo, Bovari hanno scelto per giocare con un uomo in più, giocare quindi con i cambi, adesso vanno alla conclusione, la palla si perde sul fondo e allora interrompiamo qui il nostro collegamento, ricordiamo il parziale 0-0. Ma se ti metti qua mi fa piacere, guarda, come stai? Aspetta. Vabbè, si è fatto una troppa rete, ora va bene. Va bene, va. Buona! Meglio supplementare, non erano meglio. Bellissimo Ferru, bucati il pallone, Mele, De Marco, vai De Vita! Se segna, mamma rocata. Se segna è finita, giusto? Sì. Un anno. Cazzone. Vai De Vita!
L'hai visto quello? Vai di vita! Vai, arbitro, quanto stiamo? È l'ultimo, che segnano io? Allora siamo con Gargiulo, la partita è terminata di ritorno, quarti di finale, avete perso, avete vinto in realtà 3-1, stesso risultato dell'andata, ma i calci di rigore hanno stabilito che i Colo Colo sono in semifinale. Sì, è stata una bella partita, ci siamo difesi alla fine e ai rigori pensavamo di vincere grazie a De Vita, invece... È andata male. È andata. Senti, per i Bovari alla fine è stato un torneo soddisfacente, torneo. Sì, sì. Un po' di sfortuna forse per questi calci di rigore. Sì, molta, doveva tirare anche lui, mi è dispiaciuto, vieni qua, fatti vedere. Capitano Esposito qui, va, torna mestamente negli spogliatoi. Niente, eravamo sicuri del passaggio, grazie al portiere però, vabbè. Senti, tu sei stato alla prima esperienza al torneo, come ti è parsa personalmente? È stata una bella esperienza, un buon torneo, ho fatto bene. Ci vediamo al prossimo torneo. Va bene, allora buone vacanze. Tu sei scazzo.